Grazie Presidente. Allora, io mi preme fare alcune precisazioni rispetto agli interventi che sono stati fatti qui in aula, anche dal consigliere Giachetti, che sinceramente adesso non vedo. È stato più volte. Ah, bene, ok. Siamo stati sostanzialmente accusati di sprecare del denaro pubblico perché non abbiamo avuto intenzione di accorpare il referendum con le elezioni che sono state effettuate in questo periodo. Ebbene, questo purtroppo è vietato dalla legge, dall'articolo 8 del TUEL, per cui è così, non ci scuotiamo la testa, ma questo non ci è consentito di poter effettuare il referendum insieme alle altre elezioni. Questo è l'unico motivo per cui questa amministrazione non ha fatto questa scelta. Io dico che diciamo che questo è un lavoro che è stato fatto e che ci consente di attivare per la prima volta uno strumento, un regolamento di partecipazione ai referendum. Questa amministrazione non ne ha avuto uno prima, per cui diciamo che l'amministrazione 5 Stelle sta avviando un percorso per quanto importante e per quanto dovuto, però stiamo facendo da apripista rispetto al passato, perché precedentemente questo lavoro, un regolamento per l'espletamento dei referendum non è stato mai fatto. Dunque parliamo di una novità assoluta. Ed è importante iniziare questa discussione nella giornata di oggi, dove da un lavoro di base fatto dal consigliere Sturni, che detto francamente ringrazio perché ha fatto un lavoro straordinario fino adesso con attenzione, lui che è il consigliere che per conto della maggioranza sta seguendo questo tema degli strumenti di partecipazione e dunque sta facendo un lavoro veramente assolutamente lodevole. Ebbene, oggi giustamente si presenteranno anche degli emendamenti per migliorare il testo di questo regolamento. Certo, risulta alquanto strano gli attacchi politici che giungono dal Partito Democratico relativamente alle scelte che questa amministrazione ha fatto con ATAC, perché noi ci ritroviamo con un'azienda, lo ricordiamo a tutti, ovviamente è un'informazione che sanno tutti quanti i cittadini, ma lo ripetiamo, che abbiamo trovato con 1 miliardo e 300 milioni di debiti, praticamente quasi sull'orlo del fallimento. Questa amministrazione, dopo un tentativo iniziale di risanamento dell'azienda, ha fatto una scelta, la scelta del concordato preventivo. Ovviamente nel momento in cui dobbiamo andare a fare un piano di rientro su un concordato preventivo non è possibile farlo in un anno o in 2 anni. Deve essere fatto ovviamente in un periodo molto più lungo ed è questo il motivo per cui abbiamo preso la decisione di arrivare al termine di questa amministrazione per le scelte che devono essere fatte in base alle normative europee. Queste cose i consiglieri del Partito Democratico le devono sapere bene, perché sono i maggiori responsabili del disastro che c'è in ATAC, del disastro economico e della qualità del servizio, perché se ci ritroviamo con 1 miliardo e 300 milioni di debiti in ATAC, peraltro con autobus che hanno di media 12 anni, per cui non solo ci sono tanti debiti, ma c'è anche una qualità dei mezzi che è pessima, chi ha amministrato questa città precedentemente, beh, insomma, come minimo ne è responsabile. Dunque non si deve stupire se questa amministrazione sta facendo delle scelte che sono a garanzia della qualità del servizio, a garanzia anche dell'economicità del servizio stesso. Mi preme dover sottolineare anche un altro di aspetto. Le scelte che stiamo facendo come amministrazione, anche dello spostamento della data del referendum, è stata presa anche per far sì che la campagna elettorale si possa svolgere in maniera adeguata verso la cittadinanza, e c'era bisogno di questo regolamento, per cui è stata anche una scelta quasi obbligata.
sentir parlare, di accusarci di boicottaggio del referendum, quando in realtà il lavoro che si sta facendo è proprio in relazione di migliorare la qualità dell'informazione ai cittadini, detto francamente è un po', come dire, forte come scelta nei nostri confronti, tanto più che il governo nazionale, parliamo dei governi nazionali che hanno amministrato fino a poco fa, prima di quello precedente, hanno moltissime volte boicottato referendum nazionali, perché per la clausola dell'astensionismo, per cui c'è stata una pessima informazione alla cittadinanza di tantissimi referendum che noi siamo andati a votare a livello nazionale, e visto che queste scelte di pessima informazione a capo c'erano governi del Partito Democratico, accusarci da loro, allora noi che non vogliamo boicottare il referendum, detto francamente, è una cosa un po', la riteniamo decisamente pretestuosa. Questo regolamento va nella direzione sicuramente opposta a quello che ci viene accusato, e perché è un regolamento che vuole migliorare la qualità dell'informazione alla cittadinanza, far sì che tutti i cittadini possano esprimere il proprio parere consapevolmente relativamente ai quesiti che vengono posti. Sarà molto interessante partecipare a questa campagna elettorale per le responsabilità che ci sono state fino ad oggi relativamente alla situazione che noi abbiamo trovato, per cui sarà molto interessante affrontarla questa campagna elettorale. Grazie Presidente.